Stiamo parlando di perdono. Oggi parleremo di un argomento che è un po' collegato a tutti i conflitti che a volte abbiamo, no? Allora, il titolo è un po' particolare, Sfatiamo la scusa, tra virgolette, biblica per le divisioni. Questo brano particolare di Atti 15 che poi leggeremo è quel brano un po' famoso quando Paolo e Barnaba si separano, no? E tante volte si prende questo brano per dire che le chiese si possono tranquillamente dividere e non parlarsi più. Ma è realmente questo che insegna quel brano? E oggi vogliamo un po' vedere proprio questo, ma alla fine già vediamo dal titolo, sfatiamo, quindi non è questo che vuole insegnarci. La Bibbia non vuole insegnarci a dividerci, non insegna a dividere chiese, ma vedremo piano piano cosa impareremo oggi da questo brano. Allora, stiamo parlando anche di conflitti, interessante anche perché con la chiesa che sto frequentando si stanno facendo dei corsi proprio sui conflitti. Allora, che cosa sono innanzitutto i conflitti? Innanzitutto i conflitti fanno parte della vita, perché prima o poi ci troveremo in un conflitto. Se leggiamo anche la scrittura, vediamo che ogni singola chiesa del Nuovo Testamento aveva dei conflitti. Però anche positivo quando ci sono dei conflitti, perché significa che c'è comunicazione, c'è anche interesse verso l'altro, perché se magari ci sarebbe indifferenza, non ci sarebbe neanche nessun conflitto. Ma che cos'è un conflitto? Allora possiamo dire che un conflitto, dal latino conflictus, significa una scossa, un colpo, qualcosa che si urta. Quindi conflitto significa semplicemente una scossa, un colpo, qualcosa che si urta. E possiamo dire che ci sono le mie convinzioni che hanno una scossa contro le tue convinzioni, oppure le mie idee e le tue idee, le mie regole e le tue regole. Sappiamo che ognuno di noi è diverso l'uno dall'altro, quindi io ho certe convinzioni, tu hai certe convinzioni, oppure io ho certe idee e tu naturalmente hai altre idee. Però ognuno di noi quindi è diverso l'uno dall'altro e quindi quando ci sono le mie convinzioni e le tue convinzioni c'è una scossa, perché magari abbiamo anche differenza di cultura, per esempio nella famiglia, oppure anche diversità nel linguaggio dell'amore, oppure addirittura il discorso pianeta uomo e donna, no? L'uomo e la donna vedono le cose in un modo diverso, comunicano in un modo diverso. Però una cosa da sottolineare è che il conflitto di per sé non è qualcosa di male. Infatti il conflitto non è rivalità, il conflitto non è competizione, il conflitto non è nemmeno una crisi e il conflitto non è neanche un litigio. È semplicemente che cosa un conflitto? Come abbiamo detto, è una scossa. Per dire in un modo un po' diverso, il conflitto è il momento di incontro di due diversità. Quindi non è qualcosa di negativo il conflitto, è semplicemente un punto quando si incontrano due diversità. Non è qualcosa di brutto, è solo un incontro di due cose un po' diverse. Il problema tante volte è quando sarà? Sarà come noi gestiamo il conflitto. Quindi il problema non è il conflitto, ma come gestiamo questa diversità. Quindi io ho un'idea, tu hai un'altra idea, e quando queste due idee si scontrano, a un certo punto bisogna vedere come gestirle. Non è un male il conflitto, perché magari la mia idea e la tua idea messe insieme fanno un'idea migliore. Il problema è quando io dico io ho ragione e tu hai torto, ed ecco che qui in questo caso non è il problema tanto il conflitto, ma come viene gestito questo conflitto. Allora, vediamo il nostro brano di Atti capitolo 15, versetti 36 a 41 e iniziamo a vedere che cosa è successo. Qui Paolo e Barnaba a un certo punto hanno un conflitto, cioè due diversità e vedremo piano piano che cosa. Allora, leggiamo. Dopo diversi giorni, Paolo disse a Barnaba: Ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera.
Nacque un aspro dissenso, al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. E percorsero la Siria e la Cilicia, rafforzando le chiese. Allora, questo è il nostro brano. Iniziamo subito a mettere, diciamo, i puntini sulle i. Allora, innanzitutto questo brano non giustifica le divisioni delle chiese, perché non sta parlando di chiese che si dividono. Un'altra cosa che vogliamo sottolineare è che è una separazione, però una separazione non a causa del peccato, ma dovuto semplicemente al fatto che Dio li stava guidando in due diverse direzioni. E dopo vedremo quali sono queste direzioni. Quindi c'è conflitto perché ci sono due direzioni diverse, una di Paolo e una di Barnaba, e vedremo come saranno gestite. Poi possiamo dire che non è una separazione a livello di rapporto, ma piuttosto di ministero da svolgere. Infatti vedremo che Paolo, quando scriverà le lettere, avrà stima per Barnaba e anche per Marco avrà delle parole buone. Quindi questo brano è importante capire che non ci sta insegnando che possiamo dividerci, possiamo non parlarci, possiamo parlare male l'uno dell'altro, non sta assolutamente insegnando questo. Quindi questo brano non ha a che fare con la divisione delle chiese, ma ha a che fare con cosa? Ha a che fare con il concetto di ministero e divisione. Praticamente ci insegna che persone adatte per ministeri adatti. Paolo è stato chiamato in una direzione, Barnaba è stato chiamato in un'altra direzione. Quindi visioni, obiettivi, chiamate diverse. Quindi questo ci parla anche di un concetto di non conformismo, cioè non tutti abbiamo lo stesso dono, non tutti dobbiamo fare i missionari. C'è chi fa il missionario, ma c'è anche chi magari incoraggia gli altri. Ed è un po' questo quello che vedremo proprio da questo brano. Allora, qual è qui il problema? Qual è il problema di questo brano? Allora, è semplicemente questo. Sia Paolo che Barnaba presumevano, e sottolineo questa parola, presumevano di dover continuare a stare insieme facendo lo stesso ministero, mentre Dio invece ora aveva due chiamate differenti e questo creò tensione fra di loro. Quindi a un certo punto vediamo che Paolo e Barnaba all'inizio sono stati chiamati dal Signore a fare un viaggio missionario insieme. A un certo punto hanno fatto questo viaggio, sono ritornati indietro. E a un certo punto Paolo dice: ok, visto che abbiamo fatto il viaggio missionario insieme, facciamo un altro perché Dio mi sta chiamando a evangelizzare, a riguardare queste chiese. Però dall'altra parte invece c'è Barnaba che dice: sì, però Dio a me sta chiamando a tenere vicino a noi Marco. Però Paolo diceva: no, no, dobbiamo fare questo viaggio missionario e Marco magari può ostacolarci perché già quando abbiamo fatto il primo viaggio poi lui si è allontanato. E Barnaba continua a dire: ma io devo sentirmi, mi sento che ho bisogno di stare con Marco per incoraggiarlo. Quindi qui vediamo il conflitto, cioè le mie convinzioni contro le tue convinzioni. Quindi la chiamata di Paolo contro la chiamata di Barnaba. Ma questo diciamo conflitto non è qualcosa di negativo. È semplicemente che Paolo doveva andare in una direzione e Barnaba in un'altra, solo che loro pensavano che dovevano rimanere insieme. Allora, guardiamo questo brano. Allora, Atti 15, 37, 40 dice così: Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro gentilfiga e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì. Allora, in questo brano, innanzitutto, Dio a questo punto della storia li stava semplicemente guidando in due direzioni diverse. Infatti, dalla storia vediamo che Dio continuò ad operare potentemente in entrambi. Paolo, Barnaba, non è che o Paolo o Barnaba ha peccato, ha disubbidito la chiamata di Dio e quindi Dio non l'ha benedetto, perché vediamo che Paolo
fa la sua missione e c'è la benedizione di Dio. Dall'altra parte vediamo Barnaba che si prende cura di Marco e c'è la benedizione di Dio. Quindi non è un qualcosa, una divisione brutta. Però tante volte quando magari leggiamo questo brano, leggiamo si separarono, sembra qualcosa di negativo. E tante volte purtroppo si prende questo brano per iniziare a dire, vedi, anche Paolo e Barnaba si sono divisi, quindi anche la nostra chiesa si può dividere e non parlarsi più. Ma non è proprio questo il concetto di questo brano. Sta dicendo semplicemente si separarono, andarono in due direzioni diverse, ma non è qualcosa di negativo. Allora, vediamo che la chiamata di Paolo era una visione pioneristica, cioè portare il Vangelo dove non era ancora stato portato e continuare così a evangelizzare, fondare nuove chiese in zone pericolose, e sottolineo zone pericolose. Perché sottolineo questo? Perché che cosa era successo? Cos'era successo prima? In Atti capitolo 12, versetto 25, vediamo che Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme, prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco. Qui vediamo che parlano del primo viaggio missionario di Paolo, viene chiamato Saulo in questo brano specifico, e a un certo punto loro passano per Gerusalemme e prendono con sé Giovanni, detto Marco. Poi, qualche versetto dopo, Atti capitolo 13, versetto 5, dice così: giunti a Salamina, annunciarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutanti. Quindi Giovanni detto Marco, qui lo chiamano Giovanni. Quindi hanno preso Giovanni detto Marco, lo hanno portato con loro, diciamo, in questo viaggio missionario. E poi però a un certo punto, Atti 13, 13, dice così: Paolo e i suoi compagni, imbarcatosi a Pafo, arrivarono a Perga di Panfilia, ma Giovanni, o Marco, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Qui vediamo che Marco, a un certo punto, in questa missione, lui torna indietro, torna a Gerusalemme. Probabilmente perché aveva paura, però era una paura giustificata. Non solo perché quando evangelizzavano c'era il rischio lapidazione, ma anche semplicemente a quei tempi viaggiare da un posto all'altro era molto pericoloso. Ci ricordiamo quello che succede nella parabola del buon samaritano, c'era quella persona che camminava da un luogo all'altro e mentre che lui stava facendo questo viaggio arrivano i briganti, lo derubano e lo lasciano mezzo morto. E questa era una realtà di quel tempo. Quindi non possiamo dire Marco ha avuto paura per niente, c'era veramente un pericolo. E naturalmente Marco, detto Giovanni, era sicuramente intimorito da questo, magari era anche giovane. E quindi vediamo che a un certo punto, nel primo viaggio missionario, a un certo punto Giovanni, detto Marco, si separa da loro e torna a Gerusalemme. E questo è un po' quello che era successo prima. E ora che cosa sta succedendo? Atti 15, 38, dice Paolo, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Paolo sapeva quanta dura persecuzione aveva subito nel suo primo viaggio, quali pericoli a cui era andato incontro, e presumeva che ci sarebbe stata tanta altra persecuzione in questo secondo viaggio. E perciò vedeva Marco ancora un po' troppo debole per tentare di portarlo di nuovo in viaggio con loro. Quindi a un certo punto Paolo, perché la sua chiamata era andare in queste zone a fondare chiese, a diciamo incoraggiare le chiese che già aveva fondato. Allora lui aveva questa visione, Dio gli aveva detto tu devi andare lì. Ma Dio quando gli ha detto, non è che ha detto tu insieme a Barnaba dovete andare lì. Perché dall'altra parte Dio stava parlando a Barnaba, dicendo Barnaba, prenditi cura di Marco. Però tutti e due presumevano che dovevano rimanere insieme, perché Dio li aveva chiamati in un primo viaggio missionario e pensavano che anche il secondo doveva essere nello stesso modo. Ma in realtà non era così, perché dall'altra parte c'è la chiamata di Barnaba. Sappiamo che lui è un consolatore, incoraggiava i deboli e doveva recuperare Marco.
Sappiamo anche di Barnaba che lui si è preso cura all'inizio proprio di Paolo, quando nessuno della Chiesa si fidava di lui perché aveva paura che magari faceva finta di essersi convertito. Barnaba è quello che l'ha consolato, che l'ha incoraggiato. E naturalmente qui vediamo il conflitto fra queste due chiamate. Ma come abbiamo detto, il conflitto non è qualcosa di negativo. Dipende come noi reagiamo o come noi cerchiamo di risolvere questo conflitto. Sono semplicemente due visioni diverse. Paolo sa che deve andare a evangelizzare, d'altra parte Barnaba sa che deve recuperare Marco. E non riuscivano magari a riconciliare insieme queste due chiamate. Chiaramente le loro due chiamate oppure vedute erano incompatibili fra di loro. Paolo quindi non era disposto a partire con Marco e Barnaba non era disposto a partire senza Marco, proprio per via delle loro chiamate. E perciò avvenne quello che noi abbiamo letto nei versetti 39 e 41. Nacque un aspro dissenso al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì raccomandato dei fratelli alla grazia del Signore e percorse la Siria e la Cilicia rafforzando le chiese. Allora, innanzitutto è da sottolineare una cosa. È da sottolineare che l'aspro dissenso non significa che si sono presi a male parole, pieni di veleno. Ma l'aspro si riferisce al dissenso e significa che avevano una forte divergenza di opinioni. Quindi questa è una cosa da sottolineare, perché tante persone dicono, vedi, un aspro dissenso, quindi si sono presi quasi a pugni e poi si sono divisi, ognuno ha fatto la sua strada, non si sono più parlati, si sono magari mandati lettere di scomunica l'uno con l'altro, ma non è assolutamente vero niente di questo che tante volte viene detto. Perché dopo vedremo che Paolo stesso parlerà bene di Barnaba, parlerà come un suo pari, e poi parlerà bene anche di Marco. Quindi non c'è mai stata una separazione di relazione. Semplicemente uno è andato a destra e l'altro è andato a sinistra, secondo che cosa? Secondo la guida del Signore. Quindi nacque un aspro dissenso, aspro è il dissenso, cioè era un forte dissenso, perché uno diceva Dio mi chiama ad andare lì e dall'altra parte uno diceva a me Dio mi chiama a fare questo. Quindi aspro non diciamo nei toni, nelle parole, ma aspro proprio il dissenso, cioè che avevano due chiamate, che una andava a destra e l'altra andava a sinistra. Quindi aspro il dissenso, non i toni, e questo lo vediamo perché nessuno dei due parla male dell'altro, anzi Paolo citerà Barnaba, come vedremo, proprio come uno dei suoi pari nei prossimi scritti. Allora possiamo dissentire in maniera anche forte con altri credenti, su varie questioni che non sono dottrine fondamentali, ma senza peccare verso il fratello che abbiamo accanto. Qui adesso iniziamo a parlare un po', andando un po' oltre a quello che il brano ci sta dicendo. Vogliamo riflettere su quello che tante volte purtroppo succede nelle chiese. Allora, tante volte ci sono questioni che non sono dottrine fondamentali, in cui magari uno dice A e l'altro dice B. E questo è un conflitto. Ma come si gestisce questo conflitto? Ci si separa? Si parla male l'uno dell'altro? Non ci si perdona? E questo è lo sbaglio che tante volte si fa proprio nelle chiese. Cioè, tu pensi una cosa, io penso un'altra, ok, ognuno per la sua strada, però neanche non ci parliamo. Allora, sottolineiamo qualcosa, possiamo avere opinioni diverse su dottrine che non sono fondamentali, eppure poter continuare a camminare insieme. Allora, facciamo un po' una divisione. Allora, possiamo dividere l'insegnamento come in dogmi, in dottrine e in opinioni. Allora, i dogmi è il credo essenziale, ad esempio Gesù è Dio, oppure i famosi cinque sola della Riforma, quindi solo scrittura, solo grazia, sola fede, solo Cristo, solo Dio la gloria. Quindi questi sono i dogmi, sono i credi essenziali come Gesù è Dio. Su questo non si può transigere, cioè
per essere credenti, per essere Chiesa, dobbiamo credere che Gesù è Dio, oppure nei cinque sole. Quindi non possono esserci differenze in questo che chiamiamo dogmi. Quindi su questo tutti dobbiamo essere d'accordo. E su questo non ci può essere, diciamo, una soluzione, perché non possiamo dire, vabbè, tu credi che Gesù è Dio, io credo, non lo credo, va bene, andiamo avanti insieme. No, in questo caso non si può. Perché? Perché la fede cristiana è basata proprio sui dogmi, cioè Gesù è Dio, solo scrittura, solo grazia, solo fede, solo Cristo e solo a Dio la gloria. Quindi i dogmi, possiamo dire, non si toccano. Però poi ci sono le dottrine. Dottrine che possiamo parlare di insegnamenti. Qui c'è un'apertura al dialogo. Quindi su insegnamenti non basilari, come abbiamo detto prima, che Gesù è Dio, ma per esempio su predestinazione. C'è un grande dialogo, una grande, tante volte purtroppo, divisioni per quanto riguarda predestinazione sì, predestinazione no, oppure ministero femminile. C'è tante dottrine pure importanti che però naturalmente non posso dire tu non sei salvato perché credi in questo o in quest'altra cosa. Quindi ci sono i dogmi che sono il credo essenziale, quelli non si toccano. Poi ci sono le dottrine in cui c'è l'apertura al dialogo, quindi ok, io credo questo, tu cosa credi? Mostramelo secondo la scrittura. E poi naturalmente ci sono le opinioni, che le opinioni sono proprio neanche basate, diciamo, sulla scrittura, tipo il tipo di musica da utilizzare, oppure la liturgia, come seguire un culto. Quindi possiamo dire che ci sono i dogmi, che è il credo essenziale, e lì non si tocca, non si può discutere. Poi ci sono le dottrine, in cui c'è l'apertura al dialogo, e poi ci sono le opinioni, che alla fine le opinioni rimangono opinioni. Quello che purtroppo tante volte succede nelle chiese è che non c'è libertà di coscienza. Che cosa significa questa libertà di coscienza? Allora, praticamente in materia di fede ogni individuo ha la libertà di scegliere in coscienza, secondo naturalmente lo studio della parola di Dio, quello che la scrittura insegna, e poi naturalmente rispondere unicamente a Dio. Quindi né una famiglia, né la Chiesa, né lo Stato possono decidere per la coscienza altrui o forzare magari una decisione. Quindi ciascuno è ritenuto libero di scegliere di credere in quello che la scrittura dice, e anche naturalmente se magari più avanti vede che una cosa in cui ha creduto è sbagliata, può naturalmente cambiare. Ciò che purtroppo manca in molte denominazioni evangeliche è proprio questa libertà di coscienza. Se tu credi una cosa in modo diverso dal pastore, e non stiamo parlando di dogmi, quindi le cose essenziali, ma stiamo parlando di dottrine su cui si può discutere, ma a volte addirittura anche su opinioni, tipo il canto nella chiesa si fa solo in questo modo, no, non sono d'accordo, ok, viene disciplinato, scomunicato, non c'è nessun tipo di dialogo. Naturalmente questo non va bene. Allora dobbiamo rimanere fermi per quanto riguarda i dogmi, quindi Gesù è Dio, i cinque sola. Sulle dottrine possiamo discutere, possiamo studiare insieme alla scrittura, e poi le opinioni alla fine sono opinioni. C'è una frase molto bella di Filippo Melantone, un amico, diciamo, di Martin Lutero, che diceva così: nelle cose essenziali, unità. Nelle cose di secondaria importanza, libertà. In tutte le altre cose, amore. Quindi questo fratello della Riforma ci dice: nelle cose essenziali, cioè i dogmi, quindi Gesù è Dio, i cinque sola, unità. Perché questo è chiaramente rivelato nella scrittura, non si può vedere in modo diverso. Nelle cose di secondaria importanza, sono sempre importanti perché sono dottrine, eccetera, però magari uno vede in una maniera, uno vede in un'altra, la libertà di seguire, di studiare la scrittura, di confrontarci gli uni con gli altri, e poi in tutte le altre cose, amore. Quindi questa è la tua opinione, questa è la mia, ok, però in tutto ci deve essere amore. Josh McDowell scrisse una frase che dice: tu e altri cristiani potete frequentare chiese diverse che hanno stili diversi.
L'importante è che noi, uniti, ci amiamo l'un l'altro. Quindi noi possiamo, come cristiani, frequentare chiese diverse, che hanno stili diversi, magari uno un po' più tranquillo, uno un po' più meno tranquillo, eccetera, eccetera. L'importante è che crediamo in Gesù, come nostro Signore Salvatore, crediamo in quello che la Scrittura rivela come dogma e ci dobbiamo amare gli uni con gli altri. Però sapete cosa succede? Quello che tante volte purtroppo è qualcosa che fa male alla Chiesa. Allora, ad esempio, io ho scritto questa frase: tu e altri cristiani potete frequentare chiese diverse che hanno stili diversi, l'importante è che noi uniti ci amiamo l'uno l'altro. Io ho scritto questa frase su Facebook. A un certo punto un credente mi ha scritto davanti a tutti, cioè non in privato ma proprio sulla bacheca: non sono d'accordo, tutti dobbiamo pensare uguale su tutto. E se uno non la pensa nel mio stesso modo, non è credente, è un falso credente e non lo frequento. Quindi vediamo come tante volte l'unità, l'amore, a volte manca. Ed è interessante perché dice: dobbiamo essere d'accordo su tutto, ma naturalmente non saremo mai d'accordo su tutto. E poi è interessante anche la frase: se uno non la pensa nel mio stesso modo, non è credente, è un falso profeta e non lo frequento. Quindi mio stesso modo. Quindi io ho ragione e tu hai sbagliato. E purtroppo quante volte viene minata la unità della Chiesa proprio per questo. Ah, tu non la pensi come me su questo versetto? Ok, sei un falso profeta, non ti frequento, non prego con te. Purtroppo ci sono alcune chiese che sono davvero tanto chiuse. Tanto, tanto chiuse. E questo tante volte crea più che altro un danno che naturalmente è riguardo la testimonianza. Mi ricordo una volta, mi ero appena convertito, stavo facendo un'evangelizzazione con una sorella, a un certo punto incontriamo dei credenti di un'altra denominazione e questa sorella era così contenta: ah, siete credenti, allora noi siamo fratelli e sorelle perché crediamo in Gesù Cristo. E questa persona gli hanno chiesto: fai parte di questa denominazione? E noi abbiamo detto, lei ha detto: no, facciamo parte di un'altra denominazione. Ah, allora noi non siamo fratelli e non siamo sorelle. Queste sono cose tremende. Dobbiamo imparare a capire sempre di più che cosa significa essere cristiani. Essere cristiani significa credere in Gesù Cristo come nostro Signore e Salvatore, credere che Lui è Dio, credere in Cinque Sole, però poi tutti gli altri insegnamenti dobbiamo studiare e non possiamo pensare di aver ragione noi e tutti gli altri hanno torto e sono falsi profeti. La vera fede in Cristo è qualcosa che unisce i cristiani, nonostante alcune differenze che ci possono essere e non che divide naturalmente. Non sto dicendo naturalmente che dobbiamo tollerare dottrine sbagliate, pericolose o falsi profeti, questo deve essere chiaro. Però, come abbiamo detto, nelle cose essenziali, unità, nelle cose di secondaria importanza, libertà, in tutte le altre cose, amore. E questo è quello che è successo con Paolo e Barnaba. Cioè, nelle cose essenziali, unità, loro conoscevano il Vangelo, però poi sentivano due chiamate diverse, quindi libertà di seguire tu la tua chiamata, io l'altra chiamata. E poi tutti e due avevano ragione perché Dio li chiamava in modi diversi. E in tutte le altre cose amore, perché non è che si sono picchiati, non è che hanno litigato, non è che uno ha scritto lettere e scomunica l'altro, ma hanno parlato alla fine bene l'uno dell'altro, come vedremo fra un po'. Quindi disaccordo, differenze di opinioni, ma dobbiamo avere rispetto l'uno per l'altro. Naturalmente non si è obbligati a lavorare insieme, ma non per questo ci deve essere scomunica oppure maldicenza, parlare male degli altri. La parola di Dio ci dice che dobbiamo stimare i fratelli come noi stessi e anche più di noi stessi. Allora la domanda è: realmente stimiamo quelli che hanno opinioni diverse dalle nostre come noi stessi? Oppure pensiamo che dobbiamo convertirli alle nostre idee? Quando anche noi avessimo studiato benissimo, avessimo capito la Bibbia alla perfezione, non possiamo e non dobbiamo obbligare gli altri a vedere le cose come noi, punto e basta.
E purtroppo in tante chiese c'è questo discorso, non sui dogmi, perché sui dogmi siamo d'accordo, ma addirittura sulle opinioni. Tu pensi che questo canto va bene, io penso che non va bene, ok, tu sei un falso profeta, se vieni scomunicato e vai via. Non è questo che il Signore ci ha insegnato. Bisogna quindi imparare a dissentire, però senza tenere rancore. È una cosa importante, ma non sempre tanto semplice. Quindi posso dissentire, cioè dire, no, secondo me quello che stai dicendo non è così. L'altra persona naturalmente dirà, no, secondo me è così, però non tenere rancore, amare nostro fratello o la nostra sorella e andare avanti insieme. Basta guardare un po' il dibattito, predestinazione contro il libero arbitrio. Oppure possiamo parlare di quello che è successo in questo periodo per quanto riguarda il vaccino. Vaccino sì, vaccino no. A un certo punto ci dovrebbe essere stata libertà su questo. Invece sono chiese che si sono divise. Anziani che hanno detto no, qui si fa così come diciamo noi, se no via, fuori dalla chiesa. E non era su una dottrina, era su un'opinione, su qualcosa che c'è la libertà di coscienza. Eppure purtroppo si sono divise così tante chiese su questo argomento. Amare anche con chi non si è d'accordo. Anche questa è una cosa importante. Possiamo non essere d'accordo su determinate cose, ma non per questo io non ti amo. Non per questo io non ti perdono. Credo che ogni credente di qualunque scuola teologica è d'accordo con me nell'ammettere che tutti noi dobbiamo avere il frutto dello Spirito manifestato nella nostra vita. E il frutto dello Spirito innanzitutto è amore. Allora, io stimo moltissimo le missioni come Operazione Mobilitazione oppure Gioventù in Missione, dove ci sono credenti che vengono da diversi orizzonti evangelici eppure riescono tutti a lavorare insieme senza quasi nessuna divisione. E questo è quello che dimostra al mondo l'amore di Cristo. Persone che hanno su qualcosa un'opinione diversa, però sono d'accordo su il dogma principale, Gesù e la salvezza, eccetera, e che vanno avanti. Possiamo quindi essere in disaccordo su questioni secondarie, eppure collaborare ugualmente insieme. Quando per esempio il mondo vede credenti, dei fratelli, tra virgolette, che lavorano insieme ai battisti e ai pentecostali, amandosi l'un l'altro, il mondo dirà, guarda come si amano tra di loro. E riconosceranno che siamo discepoli di Gesù, perché Gesù stesso ha detto, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Quindi questo è un argomento molto molto importante, anche perché tante volte purtroppo questo brano che abbiamo iniziato a leggere viene utilizzato per dire ci si può dividere e non parlarsi più gli uni gli altri, e addirittura mandarsi lettere di scomunica o fare maldicenza. Assolutamente questo brano non insegna questo. Allora, tornando al nostro brano, vediamo che Paolo ha portato con sé Sila in luoghi pericolosi. Ma avete notato invece dove Barnaba porta Marco? Quindi Paolo ha portato Sila, che si è preso al posto di Barnaba, per andare in luoghi pericolosi. E Barnaba prende Marco e dove va? Atti 15, 39 e 41 dice a un certo punto Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Lo porta a Cipro, dove Barnaba era di casa. E non in luoghi pericolosi. Non c'era nessun pericolo per Marco ad andare a Cipro. Lì lui era cresciuto, parlando di Barnaba, e poi lì diventerà un figlio spirituale anche per quanto riguarda di Pietro, come leggeremo più avanti nella scrittura. Quindi abbiamo visto due direzioni diverse, perché Paolo aveva uno spirito temerario ed è andato in quella direzione. Dall'altra parte, Barnaba prende con sé Marco, si imbarcano per un posto dove naturalmente non c'è pericolo, un posto familiare, per crescere spiritualmente. E la cosa bella è che Dio ha benedetto sia Paolo che Barnaba nel loro ministero. Chi da una parte, chi dall'altra,
hanno fatto due cose diverse, ma per Cristo stesso. Ciò che ha fatto Barnaba è giusto. E ciò che ha fatto Paolo è giusto. Perché? Perché ognuno ha seguito la propria chiamata. E Paolo non poteva dire a Barnaba, anche tu devi seguire la mia chiamata, o Barnaba dire, tu Paolo devi seguire la mia. Perché Dio in quel momento li aveva chiamati in due luoghi diversi. Se Marco fosse andato con Paolo, questo lo avrebbe potuto distruggere a Marco. Pensate a cosa è successo a Paolo e a Sila dopo averli visitato le chiese. Ricordate, sono stati incarcerati coi ceppi ai piedi. Quindi potrebbe essere stato uno scossone molto molto forte per Marco. Però Dio aveva due piani diversi per Paolo e Barnaba. Il primo piano per Paolo e Barnaba era lo stesso, il primo viaggio missionario. Poi, dopo di questo, gli ha detto, ok, Paolo tu vai di qua, Barnaba vai di là. Il problema del conflitto è proprio che presumevano che dovevano continuare a fare insieme. L'abbiamo fatto insieme il primo, dobbiamo fare anche il secondo. Ma non era questo nel piano di Dio. E questo ha creato un po' di confusione in quel momento. Quindi Paolo evangelizzò e Barnaba recuperò Marco. Paolo quindi evangelizzò, fece tutto il secondo viaggio missionario, e d'altra parte Barnaba recuperò Marco, al punto che anni più tardi Paolo scrisse dello stesso Marco queste parole. Colossesi 4:10. Vi saluta Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzioni, se viene da voi accoglietelo. Quindi, con l'aiuto di Barnaba, Marco è stato recuperato al punto che è stato scelto da Paolo come compagno d'opera e poi da Pietro come figlio, e Giovanni, detto Marco, scriverà il Vangelo di Marco. Quindi vediamo che tutti e due, sia Paolo sia Barnaba, con la loro missione, hanno fatto quello che Dio li chiamava a fare. E vediamo un'altra cosa qui. Vediamo che Paolo non ce l'aveva con Marco. Perché? Perché quello che succede tante volte, no? Le chiese si dividono, dicono facciamo come Paolo e Barnaba, dividiamoci, ci parliamo male uno e l'altro, ci scomunichiamo. Ma non è questo quello che Paolo ha fatto. Vediamo le parole, non c'era astio verso né Barnaba né Marco. Seconda Timoteo 4:11, solo Luca è con me, prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Marco era molto utile per il ministero di Paolo. Marco è stato recuperato da Barnaba e ora, anni più tardi, era molto utile per il ministero di Paolo. Filemone 24, no? Perché c'è solo un capitolo. Così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. Qui invece scrivere Pietro, in 1 Pietro 5:13, la chiesa che in Babilonia è letta con voi vi saluta, anche Marco, mio figlio, vi saluta. Quindi vediamo che Paolo e dall'altra parte Barnaba hanno preso direzioni diverse. Ma questa separazione non era una separazione di litigio, di scomunica, di arrabbiature. No, era semplicemente due direzioni diverse nel ministero. Ma hanno continuato nelle loro relazioni, nei loro rapporti. Paolo e Barnaba non si scomunicano a vicenda e nemmeno parlano male l'uno dell'altro. Paolo e Barnaba non parlano mai male a vicenda su questa loro divisione. Paolo lo menziona addirittura come un suo pari. In 1 Corinzi 9, 6, 7 dice «O siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Chi mai fa il soldato a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pascola un gregge e non si ciba del latte del gregge?» Qui Paolo sta rispondendo ai Corinti e stava dicendo «Senti, sia io sia Barnaba dobbiamo essere sostenuti, no? Abbiamo il diritto. Ed è bello perché io e Barnaba, come un'unica cosa. Quindi non è che era arrabbiato Paolo nella divisione con Barnaba. Questa è una cosa che dobbiamo capire bene dalla scrittura. Quindi è sbagliato rompere un rapporto per una differenza che non riguarda il peccato o una dottrina essenziale sbagliata. Se Dio mi chiama in una direzione e a un'altra in un'altra,
Non posso dire io ho ragione e tu hai torto, perché Dio a me ha chiamato di là, a te ha chiamato magari in un'altra direzione. Quindi non utilizziamo questo brano che stiamo meditando per dire che Dio permette le divisioni in cui non si parla, ci si scomunica l'uno e l'altro e si fanno maldicenza. Allora, un esempio di controversia su una dottrina importante ma non fondamentale. Facciamo alcuni esempi. Allora, la maggior parte delle controversie fra i cristiani riguardano dottrine importanti ma non essenziali, come ad esempio il famoso dibattito fra arminianismo e calvinismo, oppure dispensazionalismo e teologia del patto, oppure millenarismo a millenarismo, oppure ruolo dell'uomo e della donna in chiesa, battesimo dello Spirito Santo e doni spirituali, modalità di battesimo, oppure conduzione in chiesa, o questioni che hanno a che fare con la santificazione. Tante volte su queste c'è un dibattito, però non per questo ci si deve dividere. Molti cristiani e chiese, anche su queste dottrine importanti ma non essenziali, sono dogmatici, cioè ha ragione noi, tra parentesi, tante volte i pastori, gli anziani, dice o sei d'accordo oppure vai via, non hai comunione con noi, vieni scomunicato, vieni additato addirittura come eretico. Perché? Perché non credi nello stesso modo del pastore su magari un versetto o addirittura su un'opinione. In queste questioni si dovrebbe avere piuttosto l'atteggiamento di Paolo e Barnaba. Differenza di opinioni, ma rispetto, senza tagliare i ponti con nessuno. E ricordiamo ancora, Paolo e Barnaba non è che avevano una differenza di opinione o altro, avevano una chiamata l'uno dell'altro diversa. Però stiamo facendo alcuni esempi proprio per vedere come possiamo vivere noi la nostra vita cristiana. Allora, questi due, George Whitefield e John Wesley, sono due dei maggiori evangelisti e uomini di Dio del XVIII secolo. Penso che tutti noi abbiamo sentito questi nomi, George Whitefield e John Wesley. Erano però loro in un conflitto spirituale a un certo punto, perché George Whitefield era un calvinista e d'altra parte John Wesley era un arminiano. Allora, adesso spiegare tutta la differenza fra calvinista e arminiano sarebbe lungo, ma non è nemmeno quello che noi vogliamo sottolineare. Possiamo vedere semplicemente avevano delle opinioni diverse per quanto riguarda questa dottrina. Allora, cosa succede a un certo punto? Allora, a un certo punto, prima cosa che vogliamo sottolineare è che sia uno era, tra virgolette, chiamiamo calvinista, d'altra parte, tra virgolette, arminiano, perché alla fine siamo cristiani, senza, diciamo, etichetta, però possiamo dire questo. La prima cosa, Dio usò entrambi. Quindi chi aveva ragione? George Whitefield o John Wesley? Guardando i risultati, Dio usò entrambi. Quindi Dio usò entrambi per portare un grande risveglio in Inghilterra e nelle colonie americane, un risveglio spirituale fra i più grandi degli ultimi 2000 anni di storia della Chiesa. Allora, che cosa è successo? Loro iniziarono l'opera insieme a Oxford, collaborarono come evangelisti, fino a un certo punto emersero le loro posizioni differenti riguardo alla questione dell'elezione divina. Quindi da una parte c'era George Whitefield, che era un calvinista, e dall'altra parte c'era John Wesley, che era un arminiano. A un certo punto il loro dissenso su questo tema importante all'inizio è stato gestito male, perché iniziarono a scriversi lettere l'uno contro l'altro, avevano delle discussioni brusche, addirittura dai pulpiti tante volte uno mandava una frecciatina all'altro e viceversa. Ognuno riteneva che l'altro si fosse imbattuto in un serio errore dottrinale. A un certo punto, addirittura in una lettera che Whitefield scrisse a Wesley, disse «Non posso sopportare il peso di contendere con te». Un'altra volta scrisse «Cessiamo ogni disputa e ciascuno di noi non parli d'altro che di Gesù e di Lui crocifisso». Quindi, all'inizio hanno detto ok, devo convincerlo che io ho ragione, e l'altro dall'altra parte diceva la stessa cosa.
Poi però, essendo uomini di Dio, spirituali, hanno capito che non dovevano avere delle contese l'uno con l'altro. Nonostante i tentativi, non risolsero mai le loro divergenze sull'elezione divina. Alla fine, che cosa è successo? Ognuno è rimasto con la sua opinione, chi calvinista, chi arminiano. Col tempo però che cosa hanno fatto questi due uomini di Dio? Hanno ristabilito i rapporti ed entrambi si dimostrarono pubblicamente grande rispetto e amore sincero l'uno verso l'altro. Quindi non dicevano, non parlavano male l'uno dell'altro, non dicevano, ah, lui è così, lui la pensa così, ma avevano un rispetto e un amore sincero. Ormai in fin di vita, Whitfield chiese a Wesley di predicare il suo funerale. Questi naturalmente accettò e spese delle parole meravigliose, le stesse parole meravigliose che spese Wesley verso Whitfield in un'altra occasione. Quindi cosa impariamo da questi due uomini che avevano due divisioni diverse? Innanzitutto non possiamo dire uno ha ragione e l'altro ha torto, perché Dio usò entrambi. E questo tante volte magari ci confonde, perché noi dobbiamo sapere, dobbiamo aver ragione. Però queste due persone hanno collaborato insieme e poi hanno dimostrato grande rispetto l'uno per l'altro. E queste persone sono un esempio per noi. Wesley e Whitfield sono per noi oggi un esempio prezioso. Perché? Perché ci dice che pur avendo una visione diversa su una dottrina che non è essenziale, che non è un dogma, si può lavorare insieme, si può aver rispetto, si può aver stima l'uno dell'altro, anche se uno pensa un modo, uno lo pensa nell'altro. Un'altra lezione importante dalla loro vita è che i credenti che onorano Dio possono essere usati potentemente dallo Spirito Santo pur mantenendo differenze teologiche significative su importanti temi dottrinali. Quindi questo ci dice che pur vedendo alcune cose in modo diverso, io con te, non per questo tu sei meglio di me, io sono nel giusto, tu sei un falso profeta. Dobbiamo continuare a confrontarci con la scrittura, andare avanti e fare la volontà di Dio. Quindi oggi abbiamo visto questo brano di Atti che tante volte viene utilizzato come scusa tra virgolette biblica per le divisioni delle chiese, ma abbiamo visto che non parla assolutamente di questo. Abbiamo visto che fra di loro non c'è stata scomunica, non c'è stata maldicenza, non c'è stato qualcosa di brutto, ma semplicemente un conflitto, perché si sono scontrate due chiamate diverse. Il risultato, la loro scelta, ok, allora io vado di qua e vado con Sila, che Sila ha la mia stessa chiamata, e tu Barnaba vai di là, vai con questo Marco, fallo crescere. Questo è quello che ci insegna questo brano. Non ci insegna a dividerci, non ci insegna a portare rancore, non ci insegna a non perdonare. Quindi Atti 15, 36, 41 non giustifica le divisioni nelle chiese. Era una separazione non a livello di rapporto, ma di ministero da svolgere. Non è che non si sono più parlati, anzi, Paolo ha parlato sempre bene di Barnaba nelle sue lettere. Il problema qual è stato? È che sia Paolo che Barnaba in quel momento presumevano di dover continuare a stare insieme, facendo lo stesso ministero, mentre Dio invece aveva due chiamate differenti l'uno dell'altro, e questo creò una tensione fra di loro, perché proprio la presunzione che dobbiamo continuare a fare insieme, invece Dio li sta chiamando in due direzioni diverse. Paolo e Barnaba non si scomunicano a vicenda e nemmeno parlano male l'uno nell'altro. Andiamo verso la conclusione. Abbiamo visto questo brano, l'abbiamo esaminato. È importante leggere la scrittura e interpretarla nel giusto modo. Ed è questa frase che lasciamo qui come ultima, molto molto importante. Nelle cose essenziali, quindi unità. Nelle cose di secondaria importanza, libertà. In tutte le altre cose, amore.
Questo argomento l'abbiamo messo qui in mezzo proprio nel perdono. Perché? Perché tante volte, quando ci si divide nelle chiese, a volte si prende la scusa. No, ma io mi sono diviso perché anche Paolo e Barnaba l'hanno fatto. Quindi sono nel giusto se tengo rancore verso quella persona oppure parlo male perché anche Paolo e Barnaba hanno fatto questo. Ma non è vero, non è quello che la scrittura ci insegna. Quindi questo per andare avanti, per il nostro percorso, per quanto riguarda la guarigione dell'anima, il perdono. La prossima volta vedremo proprio per quanto dipende da noi, siate in pace con tutti gli uomini. Quindi dice delle cose importanti questo versetto. La prima cosa dice per quanto dipende da voi. E poi da una parte dice se possibile. Quindi ci saranno a volte che purtroppo ci saranno le divisioni, ma non devono mai esserci divisioni, diciamo, perché noi vogliamo dividerci. Noi dobbiamo essere sempre costruttori di ponti e non di muri. Che Dio ci benedica. Amen.